vecchio modo di pensare sostiene che cadiamo per imparare a rimetterci in piedi. E in certi casi l'importante è davvero rialzarsi, senza pensare troppo a come lo si fa. Prendiamo la polisportiva Bitonto. Era reduce dal pesante KO casalingo nello scontro ad alta quota contro il San Michele, che ha significato imbattibilità in campionato perduta e vetta condivisa proprio con le storiche rivali. E da una successiva settimana sicuramente non tra le più semplici da inizio stagione. Occorreva allora rispondere. Non importava la modalità, bastava farlo, per se stesse e il resto della compagnia, già convinta che la banda delle Roncelle di Puglia avesse alzato bandiera bianca. E la risposta è arrivata. Anzi, ne sono arrivate ben due. La prima, sabato scorso, facendo il blitz sul non semplice parquet di Canosa, nel terzo turno di ritorno della Serie C di futsal femminile. Un secco 3-1, firmato Maria Giovanna Tempesta e Flora La Rossa. La seconda è arrivata ieri l'altro, sempre lontano da casa, dove le ragazze del patron Silvano Intini sono imbattute. Questa volta a Fasano e facendone ben 5 alle modeste padrone di casa, con le firme di Carmela Anaclerio, Giovanna Buono, Alessandra Mazzaro, Flora La Rossa e Lavinia Di Meo. Si è ripartiti dunque con la speranza di non fermarsi più per le prossime 10 partite rimanenti. La classifica non muta di una virgola, perché la polisportiva viaggia sempre come fosse una lepre a 51 punti dopo 18 partite già disputate. La 19ª sarà mercoledì nel turno infrasettimanale al domicilio dell'Arcadia Biceglie.